figlio della vipera. Allora, ho con noi qui, ed è un grande onore, qui in studio, seduto nel mio trono, nel trono della zanzara, uno dei giganti, anzi forse l'unico gigante del giornalismo italiano, Vittorio Feltri. Buonasera. Buonasera a tutti voi. Hai la voce, Vittorio, grandissimo, ti sento con la voce viva, grande, forte. Che meraviglia. Forte. Allora, hai la voce fortissima. Sì, sono quasi vivo. Come sei quasi vivo? Quasi vivo. Ti sei sentito morto a un certo punto? No, insomma, adesso... Te la sei vista male? Sono quasi vivo. È quasi vivo. Allora, Vittorio Feltri ha scritto uno dei suoi, un ennesimo libro, che poi non so bene dove cazzo trovi la forza di scrivere questi libri. Quando non ho un cazzo da fare, scrivo un libro. Fascisti della parola, da negro a vecchio, da frocio a zingaro, tutte le parole che il politically correct ci ha tolto di bocca, che è praticamente il manifesto di questa trasmissione, caro Parenzo. Non è il tuo manifesto. Allora, in un attimo, però l'ho letto con grande divertimento, anche di gioia. Te lo cito. Digli la verità, non hai letto un cazzo, diglielo chiaramente. Secondo me non ha letto un cazzo. È vero che Parenzo è informato, seguo il suo programma mattutino. Sì, lo segui, è l'aria che ti dà. Devo dire che lo conduce con grande maestria e dimostra di sapere quello che dice e soprattutto quello che dicono gli altri. Quello che dicono gli altri, però resta sempre la solita testa di cazzo. Se chiami clandestino, no? Sì, questo per forza. Lì sorvoliamo, ma è sempre il solito, non è che cambia, anche se conduce bene una trasmissione. È sempre di sinistra, cioè sempre. Ma secondo me finge di essere di sinistra. Io fingo di essere di destra. Questo può essere vero. Vogliamo iniziare dalla parola frocio, perché già trovare un punto di dissenso oggi nel 2023 tra Parenzo e Feltri è complicato per una serie di motivi. Li unisce Israele, sono uniti incredibilmente da tante cose. Però sulla parola frocio. Ricordo un titolo strepitoso di quando Feltri era direttore di Libero, che era Forza Israele reagisci, era di tanti anni fa. Sì, e poi io lo ricordo con orgoglio, a Gerusalemme hanno piantato un albero nel giardino dei giusti dedicato a me. Quindi è vero. Questo mi fa essere ebreo ad onore. E in ogni caso, tu poi i musulmani non ti stanno particolarmente simpatici. No, non li posso vedere. Infatti, prima sentivo dire delle religioni morta, figura, magari forse morta la religione islamica. Che poi tutta la mentalità degli islamici è permeata dall'islamismo, cioè gli islamici dalla religione, da Allah, da quella gente lì. Cioè a te ti stanno sui coglioni profondamente, perché sono lontani da te, lontani da noi, cioè non vorresti islamici intorno, diciamo. No, io non li hai mai frequentati islamici. Non vado a cercarli. Diciamo. Non li vai a cercare, benissimo. Una volta hai scritto sempre detestati musulmani, che sono la dimostrazione di come gli islamici abbiano il cervello atrofizzato addirittura. Scusa, che vuol dire cervello atrofizzato, signori islamici? Scusa. La gente che pensa di andare in paradiso e di scoparsi 77 vergini ti sembra normale e lucida, e parte il fatto che le 77 vergini dove cazzo vanno a prendere in un Kinderheim? Se vogliamo sopravvivere alla loro follia, dobbiamo trattarli come poveri ammalati di mente, altro che ospitarli. Fosse per te non ospiteresti alcun musulmano. Sì, ma basta vedere come si comportano, basta vedere. Insomma, abbiamo proprio nei giorni scorsi assistito a un processo incredibile, cioè quella ragazzina che è stata uccisa dai genitori perché, non so, voleva vestirsi all'italiana, all'europea, all'occidentale. Vicino a Reggio Emilia, tu non sono tutti così, direbbe Parenzo. Non sono tutti così, però tutti hanno una certa mentalità. Per l'amor di Dio. Lui cita sempre un medico, un dentista. Sì, si chiama Abdallah Kabakebji, un dentista milanese, siriano molto simpatico. Che però ha la moglie piena di intabarrata nello jihab, come si chiama? Niab, nel velo, tutta velata, la moglie di questo qua, che è stata anche consigliera comunale, il quale dice di essere moderata, però non mi pare che abbia detto delle cose molto chiare su Hamas. Noi che conosciamo gli islamici non ci sorprendiamo di quello che ha fatto Hamas, no? Assolutamente. Sì, è chiaro che questa signora può anche costituire un'eccezione, che comunque non fa la regola, perché la religione musulmana sappiamo quello che predica, sappiamo anche che si divertono a lapidare le donne che si sono limitate a fare le corna, che se questa cosa fosse in uso anche in Italia,
No, io ogni giorno non avremo neanche i sassi a sufficienza per lapidare. Questo sì, probabilmente. No, allora lui tecnicamente, cioè, il direttore vuole dire che traditrici seriali. Ma sì, ma che il tradimento è una cosa normale in Italia. Tu parli, per quello che ti riguarda, non parli mai di tradimento, no. Parli di un'altra tecnica. Diversificazione. La diversificazione. Ogni tanto incontro delle persone per strada, caro Vittorio, che utilizzano il tuo linguaggio perché dicono: io ho diversificato, come dice il maestro Feltri. Sì. Come dice il maestro Feltri, cioè tu hai introdotto in Italia un linguaggio che è quello, sì, feltriano, oltre alla tecnica. Però è difficile da spiegare, capito? Quando tu torni a casa alla moglie, diciamo, sì, stanziale, è difficile da spiegare il concetto della diversificazione, secondo me. Sarebbe da spiegare. Tu come gliel'ho spiegato benissimo, perché io sono con mia moglie da 55 anni, quindi sì. Ah, ecco. Mi pare che ho avuto modo di collaudare sia lei che me stesso, sì, quindi non è mai successo. Lei capisce che posso aver avuto delle debolezze, solo che io l'ho ammesso. Tutti gli altri che fanno le cose che ho fatto io, sì, trombate, cose, c'è diversificazioni varie. E anche le donne lo fanno, sì. Perché io, sicuro, spesso ho avuto a che fare con delle signore che mi hanno molestato. Addirittura molestato, sì, cioè, molestato, mi rompevano i coglioni, che ti facevano capire che volevano ficcare, che volevano partecipare, diciamo, alla io festa. Io invece il sesso per me ormai non esiste più, perché sono arrivato a questa conclusione, sì, che la fatica è tanta, sì, classico feltriano, il piacere, sì, dura poco, sì, e la posizione è francamente ridicola. E da quanto tempo sei arrivato a questa conclusione, che ormai ripeti da tanti anni? Da tanti anni. Dunque, però esistono altre cose, non esiste per forza, diciamo, la penetrazione, sì, no? esistono è sempre sesso. Sì, sempre sesso. Sempre però sesso. È bellissimo il sesso, diciamo la verità. È bellissimo il sesso, anche perché tu, a parte questi ultimi mesi che sei un po' magari in arnese, negli ultimi anni anche se avevo le potenzialità per fare ancora delle diversificazioni, io non le ho più fatte perché mi annoio. Ti ricordi, come te la ricordi l'ultima trombata che hai fatto, cioè l'ultima penetrazione? Vabbè, non me la ricordo proprio. Non ne te la ricordi? Ne ho fatte talmente tante. C'è un numero di donne, cioè un numero di donne con cui sei stato, possiamo dire? Una volta ho tentato di fare un elenco quando abitavo in Piazza Duse da solo, una sera non c'era niente di interessante in televisione, che vedo se riesco a ricordarmi quelli che ho scopato. Allora ho preso un foglio di carta e una penna, ma quando sono arrivato al 100 ho smesso, perché basta, mi ero rotto l'anima. e sarebbe stato anche una cosa lunga. Intanto me ne viene in mente una che mi ero scordato. Questo lo dice sempre un mio amico, mi sono scordato di esservi scopato. Fantastico. Mio amico ogni tanto ci sentiamo per telefono. Dice: ah, sai quella là? Ah sì, sai, mi sono dimenticato di essermela scopata, effettivamente. Sì, succede anche a me. Questo viene chiamato da qualcuno sessismo. Perché queste parole, adesso andiamo sulle parole, non si può dire a una, che ne so, troia, ma in senso buono, o una è molto puttana, o è molto. È una cosa incredibile. Io lo dico tranquillamente, e le persone a cui lo dico, le donne, lo accettano tranquillamente. Ormai siamo malati di sessismo, ogni cosa viene presa. Attenzione, io non ce l'ho con la parola sessismo, perché se esiste il sesso, esiste anche il sessismo. Sì, questo è vero. Quindi sì, non mi importa niente. Sì. Mentre invece mi dà fastidio quando si cerca di storpiare il volgare, che deriva dal latino, cioè la nostra lingua, l'italiano, è una derivazione spuria del latino. Durante i secoli poi è stato modificato anche l'italiano, si è arricchito di termini, di parole nuove, eccetera. E se noi adesso impediamo alla gente di usare il linguaggio volgare, che è il nostro, è una forzatura, è un atto di violenza e soprattutto di conformismo culturale. Il fascismo delle parole. Fermi tutti, torniamo tra un attimo? Torniamo tra un attimo? No, beh, ma musica, mandami un po' di musica. Allora, perché continui a utilizzare la parola frocio, Vittorio? Cioè, perché continui a utilizzare la parola frocio? E tu la utilizzi senza problemi. Non so se hai avuto problemi giudiziari per questa parola frocio, non credo. No, però. Tu continui a utilizzarla pure io. Non è che dico brutto frocio di merda, o frocio del cazzo, eccetera. È una definizione, ma poi frocio deriva dal latino, dove è l'offesa.
Sì, no, ma tra l'altro non è manco una definizione. Poi ripetiamo il tuo assunto principale. Beh, dipende gay, dal contesto. Gay, no, gay è inglese. Gay è inglese, benissimo. Omosessuale è un termine medico. Benissimo. E frocio invece rientra nel linguaggio corrente usato da tutti. Colloquiale, nel linguaggio colloquiale. Io voglio leggere, un passaggio del libro di Vittorio che è fondamentale, che sì. È il mio manifesto personale, che è questo. I froci mi piacciono, sebbene non sia ricchione. Ho un amico frocio, ho un animo frocio, anche se non tradirai mai la patata a cui giurai devozione eterna. Sono appena riuscito a inserire due parole vietate in una stessa frase. Basta questo a fare di me un sovversivo. Frocio è severamente vietato dirlo. Insomma, non è un reato prenderlo nel posteriore, anche perché altrimenti le carceri scoppierebbero, ma è un reato la parola. Viviamo in una società in cui essere ricchioni dichiarati rappresenta un valore aggiunto, eppure ci scandalizziamo ancora per il termine finocchio. Predichiamo la libertà sessuale, nonché quella sacrosanta dell'orientamento sessuale, però ci indigniamo davanti all'uso libero della lingua italiana. Possiamo essere liberi nelle parti basse, cioè possiamo fare quello che vogliamo con l'uccello, con la figa, con la patata, ma non in quelle alte, cioè la bocca. Ormai ci hanno vietato di dire le cose che abbiamo sempre detto in nome del fatto che qualcuno si può offendere. Ma chi è che si... solo il ma contesto, chi è... Scusa, solo aggiungerei questo. Un'osservazione sì. Che mi sembra definitiva. Sì. L'ano sì. È una via d'uscita, non una via d'entrata. Sì, questo sì, l'hai sempre questo detto attirandoti delle polemiche, perché i gay dipende. Si sono molto incazzati per questa cosa. Parenzo pure ha detto non me ne frego. No, cazzo. Ma non solo, cioè, anche tu ti sei incazzato una volta con Vittorio, certo, per questa cosa qua. Certo. Ma perché certo, non ha detto una cosa tecnica, una fotografia della situazione, cioè il buco del culo serve per qualcuno, potrebbe non per ricevere, insomma, no? Sentirsi in qualche modo chiamato in causa ingiustamente per è un atto d'amore per qualcuno, e quindi perché considerarlo tale? Un atto d'amore per qualcuno, la natura sì. Non c'entra niente. Cioè tu dici è innaturale, anche quando Vannacci per esempio scrive che i gay non sono normali, cioè sono anormali, perché la normalità è l'omo è la vabbè. Diciamo l'eterosessualità, ha ragione Vannacci. Vabbè, è una constatazione, non è mica un insulto. Ma perché ti dicono che sei omofobo? A te non te ne frega un cazzo. No, non sono affatto omofobo, ho avuto tanti amici froci con i sì. quali andavo d'accordissimo, erano persone per bene. Di solito anche raffinati intellettuali come Paolo Isotta, come grandissimo Paolo Isotta, il grande Paolo Isotta, che voleva essere chiamato frocio, forse anche Finocchio, credo. Sì, perché lui intervistato da Rai 3, sì. L'intervistatore gli ha chiesto: ma è vero che tu sei gay? Sì. E lui dice: i gay. Io sono ricchione in napoletano. Mi scrive il dottor Viale, il quale dice: Feltri dimentica le terapie con supposte e clisteri per contrastare, diciamo, la sua teoria. Ah, capito? Tu dici che le supposte e clisteri. Ma non lo so, io non ho mai fatto un clisterio, grazie al cielo, e non ho mai, mi sono mai messo una supposta. Senti, scusa un attimo, tu sai che cos'è la schwa? Non sai che cos'è la schwa? Sì, lo so. Sì, l'asterisco che mettono ogni tanto alla fine delle parole, sì. Cioè il fatto che non vogliono le desinenze perché le sì, vocali sì. finali, perché penso che non siano inclusive. Cosa diresti a questi signori che ci vogliono imporre questa lingua? Direi di studiare meglio l'italiano e la storia della nostra lingua, che farebbe capire loro che stanno dicendo delle sciocchezze. E tra l'altro lo sanno tutti che l'italiano è una lingua ricca, e voler fare la guerra al dizionario, al vocabolario, è certo. un'operazione da imbecilli. No, non solo da imbecilli, ma proprio uno stupro della lingua italiana. Se c'è uno stupro è quello della lingua italiana. Senti, a te ti importa del cambiamento climatico? Uno potrebbe dire: no, hai più di 80 anni e non te ne frega un cazzo del cambiamento climatico. Anche perché non esiste il cambiamento climatico, la storia del mondo lo dimostra. Ci sono state delle inondazioni in tempi remoti, delle glaciazioni che hanno interessato anche l'Italia. Per esempio Venezia nel 500 è stata sommersa dal ghiaccio. Ti potrebbero dire tu sei la scienza ci dice di no, il 99% delle persone, degli scienziati dice che l'uomo è responsabile di tutti i mali del mondo, che l'uomo inquina il pianeta. D'estate fa caldo
e d'inverno fa freddo. Per esempio noi in primavera abbiamo fatto delle polemiche perché sì, purtroppo c'era la siccità, sì, e allora sembrava che noi si dovesse morire tutti a causa della siccità. Adesso invece ci lamentiamo perché ci sono state delle inondazioni, insomma delle due l'una, e purtroppo il mondo è fatto così, la natura si scatena, la natura fa anche dei cambiamenti, ma dobbiamo accettarlo. Qualcuno addirittura pensa che non è sicuramente una panda che si fa. No, certamente il Verde Bonelli vuole che il negazionismo climatico diventi addirittura un reato. Qualcuno dice che deve diventare un reato, sì, un reato. Imbecillità assortite, diciamo la verità. Sì. Hai simpatia per Soumahoro tu o no? Io sì. A Boubacar, hai simpatia, vedi? Hai simpatia perché nonostante sia negro, altra parola che bisognerebbe rivalutare, no? Ti ricordi come tu dicevi una volta negro? Io ho il diritto di dire negro. Ma negro non è spregiativo. Ma no, assolutamente. Dicono in America ti arresterebbero. In America non potevi fare questo mestiere. Lo so, ma insomma, Niger allora. Ada Negri non possiamo più leggerla. Ma quello era il cognome, diciamo, Negro. Però comunque Alberto Negri, giornalista, anche lui. Però diciamo la verità, tu non sopporti nemmeno gli Stati Uniti, per esempio. Ti sono sempre stati sui coglioni gli americani. Molto sui coglioni gli americani. Perché sono, questo? Perché questo sono amati da parecchio. Come so? Sempre stati sui coglioni gli americani. Che ne perché so? Perché gli americani non si perdono. Allora, vediamo un po'. Chi ha sganciato per primo la bomba atomica, anzi due bombe atomiche, gli americani, che hanno provocato un sacco di vittime, sì, no? Poi siccome non erano soddisfatti sono andati in Corea a fare la guerra e anche lì non hanno combinato niente. Poi sono andati nel Vietnam e hanno combinato ancora meno facendo degli stermini inutili, eccetera. Poi sono andati in Iraq e abbiamo visto cosa è successo. Poi sono andati in Afghanistan e abbiamo visto cosa è successo. Ma perché non fanno un processo di Norimberga a questa gente? E l'hanno fatta solo a quel deficiente di Hitler. Hitler è morto prima, dice, ai suoi accoliti nazisti. Ma no, io su questo divergo. Gli americani sono stati grandi liberatori, sono stati gli americani. Beh, insomma, qualche cazzata l'hanno fatta, diciamo la verità. L'animalismo di Feltri è una cosa che mi divide dal direttore. Allora, l'animalismo di Feltri, tu per esempio tra il gatto Ciccio e un figlio alla fine chi se devi salvare il tuo gatto Ciccio o un figlio? Te la pongo grossa come cosa. È una proposta assurda. Rimaniamo coi piedi per terra. Tra il gatto Ciccio e che ne so la Meloni, il gatto Ciccio e la Meloni. Questa che c'entra la Meloni con il mio gatto? Ci sono due persone... Io voglio bene ai gatti, voglio bene anche ai topi. Sì. Ne ho allevato uno. Mamma mia. Tu i topi non li vuoi ammazzare? Ma io non voglio ammazzare neanche gli insetti. Ammazzo solo le zanzare per legittima difesa. Cioè tu i topi li lasceresti tutti in vita? Ma i topi sono orribili, raccapriccianti. I topi sono raccapriccianti. Te lo racconto in pochi minuti. Allora, lavoravo al Corriere della Sera, finivo tardi, alle 11, 11 e mezzo di sera. Poi tornavo a casa in provincia di Bergamo, dove avevo una cascina. Mia moglie mi preparava un piatto sul tavolo, erano tutti a letto, figli, mia moglie, ero da solo. Mangiavo qualcosa, un boccone al tavolo, e una sera alzo gli occhi e vedo sul bracciolo di una poltrona verde che avevo di fronte che c'era un topolino carino che mi guardava con quegli occhietti a punta di spillo. E allora mi sono intenerito, ho preso del formaggio grana, l'ho sminuzzato e gliel'ho dato. Per 3 mesi hai voluto salutarmi tutte le sere. Capito Vittorio, però i topi mi piacciono, sono affari, io li ammazzerei tutti. Io ammazzerei anche tanti uomini, ma non lo faccio perché non sta bene. Gli piacciono i topi, i cacciatori, come i cacciatori li ammazzerei. Hai detto delle cose terribili sui cacciatori. I cacciatori secondo me sono dei deficienti che si divertono a sparare come i bambini dell'asilo quando hanno la rivoltella. Cioè quando crepano tu sei contento quando crepa un cacciatore? No, non esatto, ho anche avuto degli amici cacciatori. Appunto, abbiamo grande tradizione. Ho fatto delle discussioni, ma non è che io voglio ammazzare nessuno, figurati. No, però per esempio quello che ha sparato all'orsa, che fine dovrebbe fare secondo te quel signore là, quel ragazzo? Non doveva essere eletto.
Non doveva essere? Eletto. Ah no, ma dico quello che ha sparato all'orsa, sai quello che ha sparato all'orsa? Quello è un coglione. Un coglione totale. Anche perché gli orsi, i marsicani, non sono aggressivi. Capito, se uno è impaurito da un orso spara. Ma che come deve fare? Un cacciatore che si fa impaurire da un orsacchiotto in giardino, ma bastava che si tornasse a casa, chiudesse le porte. E non rompesse i coglioni all'orso. Allora, voglio concludere, tra un bicchiere di whisky e Parenzo, chi preferisci? Beh, il bicchiere di whisky, questo senza dubbio. Questo hai ripreso a berlo? Hai ripreso a berlo innanzitutto? Bevo un goccetto. No, ma hai ripreso a berlo come prima? Tutti mi danno dall'ubriacone. Io bevo pochissimo vino. Questo è vero, questo è vero. Questo sono testimone del fatto che è vero. Sono testimone del fatto che sì, qualche goccetto di whisky e io alla sera e anche a mezzogiorno, dopo pranzo o dopo cena, bevo un dito di whisky. E questo significa essere ubriaco. Ma no, cioè, però scegliere tra un bicchiere di whisky e Parenzo, un bicchiere di whisky o no? O fai sopravvivere Parenzo? Vabbè, se la scelta fosse definitiva sceglierei Parenzo, con il quale mi piace litigare. È una cosa incredibile. Certo, grazie Vittorio, grazie. Abbracci, il testamento biologico l'hai fatto o no? Cioè tu quella bambina la lasceresti in vita? Io la lascerei in vita, certo. Consentirei ai genitori di decidere, non certo affiderei ai giudici, allo Stato il compito di prendere una responsabilità del genere. La tua fine è ancora lontanissima, ma tu come vorresti morire? No, diciamo, a me dalla morte non ho paura della morte, ho paura delle modalità con cui essa normalmente arriva. E cosa hai scritto? Hai scritto qualcosa sui tuoi ultimi? Cioè, dovessi essere nella condizione di qualcuno, che ne so, per andare. Tu sei a favore dell'eutanasia, sempre stato a favore dell'eutanasia. Sempre, cioè, se hai scritto qualcosa, hai lasciato qualcosa di scritto. Il proprietario della vita è ogni singolo uomo. Cioè, quindi, se dovessi a un certo punto non capire più niente, eccetera, vorresti essere portato in Svizzera per una bella siringa finale. Allora dovrei già andare, perché. Ma no, ma che non dovresti capisco più un cazzo. Ma figurati. Avanti tutta, grazie Vittorio, grazie a voi, Vittorio baci. Feltri, grandissimo. Ciao, grande. Questo è il suono di uno pneumatico sulla ghiaia.